Carissimi amici di Milano Elettro TV, bentornati all'appuntamento con il fisco e la famiglia. Visto che siamo nel mese di dicembre e come sapete il mese di dicembre non è soltanto il mese della tredicesima e del conguaglio IRPEF, quindi del conguaglio fiscale, ma da qualche anno è ormai diventato il mese delle tasse sulla casa. Sapete che prima e quindi in precedenza, qualche anno fa, c'era l'ICI, quindi l'imposta comunale sugli immobili, che fu abrogata da un governo di centrodestra, poi fu reintrodotta dal famoso decreto Salva Italia e dal governo Monti, e quindi reintrodusse questa ICI sotto forma di un'altra denominazione con il nome appunto di IMU, imposta municipale unica. Questa imposta sulla casa non è per quanto riguarda tutti gli immobili, ma è soltanto destinata alla tassazione delle seconde case, quindi per tutti i possessori di un immobile che è destinata alla residenza del proprio nucleo familiare. Quindi questi possessori di prima casa non devono fare nessun pagamento, sia per quanto riguarda l'immobile destinato all'abitazione, ma anche per quanto riguarda l'appartenenza, quindi parliamo di un eventuale garage. Ma tutti i possessori di una seconda casa, di aree fabbricabili, in alcuni casi anche di terreni, e soprattutto anche per quanto riguarda gli immobili destinati ad attività commerciali, sono soggetti al pagamento dell'IMU, quindi dell'imposta municipale unica, e anche alla TASI. E sapete che ormai da qualche anno c'è anche questa TASI, la tassa sui servizi indivisibili. I servizi indivisibili sono quei servizi erogati dal comune che sono appunto indivisibili perché sono destinati a tutti i cittadini, i contribuenti, e appunto ci riferiamo ai servizi di illuminazione pubblica, al servizio di manutenzione delle strade. Quindi in pratica con il pagamento di questa TASI, di questi servizi indivisibili, il comune cerca di finanziare e di destinare a questi servizi che sono destinati a tutti i cittadini. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si effettua attraverso il famoso modello di pagamento F24, che è reperibile presso tutti gli uffici bancari e tutti gli uffici postali, oppure per chi ha dimestichezza con internet può collegarsi nel proprio sito dell'istituto bancario, quindi attraverso i canali internet banking, e compilare il modello F24 con i codici tributi esatti e l'importo che viene dall'applicazione dell'aliquota stabilita dal comune, e quindi comodamente da casa è possibile effettuare il pagamento. La scadenza di quest'anno, quindi il saldo, perché l'acconto era già scaduto il 16 di giugno, che era del 50%, la rimanente parte del 50% o comunque il conguaglio a saldo deve essere versata normalmente entro il 16 di dicembre, ma visto che quest'anno il 16 di dicembre del 2018 cade di domenica, come tutte le tasse che scadono appunto in un giorno festivo oppure di domenica, sono prorogate al giorno successivo non festivo. Quindi appunto la scadenza di quest'anno è fissata di appunto il giorno 17, lunedì 17 dicembre. Per quanto riguarda le eventuali esenzioni, visto che comunque sia l'IMU che la TASI sono imposte comunali, quindi sono regolamentate da un apposito regolamento che viene emanato dal Consiglio Comunale, quindi ci possono essere delle esenzioni che vengono stabilite da ogni singolo comune. Quindi il contribuente che deve effettuare il calcolo e per vedere se magari ha diritto a qualche agevolazione o addirittura a delle esenzioni, deve collegarsi nel sito istituzionale, sito internet istituzionale del comune dove esiste l'immobile, oppure direttamente può fare una chiamata presso l'ufficio tributi del comune per chiedere se magari ha diritto a delle particolari benefici, a delle particolari agevolazioni. Per quanto riguarda le modalità di calcolo, è abbastanza semplice sia la procedura per quanto riguarda il calcolo dell'IMU sia per quanto riguarda la TASI. Bisogna prendere come riferimento la famosa rendita catastale, che è quell'importo che è reperibile presso tutti gli uffici territoriali del catasto. Normalmente sono in ogni provincia, ma bisogna consultare una semplice visura oppure un certificato catastale, oppure magari chi ha acquistato di recente, quindi ha il rogito notarile abbastanza recente, può rilevare la rendita catastale direttamente dall'atto di acquisto, l'atto di proprietà. E poi sulla base di questa rendita catastale c'è un moltiplicatore per cui viene calcolato il valore catastale dell'immobile, e su questo valore bisogna applicare l'aliquota che viene fissata dal comune ogni anno con una delibera del Consiglio Comunale entro il 28 di ottobre.
Quindi magari in tantissimi comuni nel mese di giugno c'è stato un versamento in acconto sulla base delle aliquote esistenti nel 2017, quindi il versamento del 50% potrebbe non essere equivalente al 50% del pagamento del saldo del 2018, perché magari il comune ha cambiato l'aliquota entro, appunto, dicevamo, entro il 28 di ottobre, e quindi è sempre opportuno rifare il calcolo e quindi fare eventualmente un conguaglio, appunto, sempre tenendo presente il versamento entro il 17 del mese di dicembre. Una particolarità volevo aggiungere per i nostri amici telespettatori, che per tutti quei contribuenti che magari hanno un credito di imposta, sapete che con il modello F24 è possibile la compensazione. Questo quindi significa che se magari io ho un credito derivante da un'altra imposta e ho un debito derivante dal pagamento dell'IMU e della TASI, posso compensare, quindi posso avere questo direttamente questa compensazione e pagare normalmente di meno presso tutti gli uffici postali. Bene, per oggi è tutto, noi vediamo l'appuntamento alla prossima edizione. Grazie, alla prossima. Thank you.